Gli assessori della Lega non parteciperanno alle riunioni della Giunta regionale d'Abruzzo in attesa dell'apertura di un tavolo di verifica. Ad annunciarlo sono stati i vertici del partito, i deputati Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale, e Luigi Deramo, i quali però hanno aggiunto che la decisione non rappresenta una crisi politica dell'esecutivo. Non apriamo una crisi ufficiale perché non ci sono le motivazioni, però ci sono le motivazioni perché, come abbiamo detto prima, è necessario fare prima una verifica, chiamiamola così, sui programmi e su quello che sarà il governo regionale da qui in avanti, nel contempo, per dare un segnale che comunque sia siamo perfettamente consapevoli di quello che diciamo, di quello che facciamo. I nostri assessori non parteciperanno più alla Giunta fin quando questa verifica non sarà fatta. Da settimane chiediamo che si torni a ragionare in maniera concertata di tutta una serie di problematiche o comunque di azioni legislative e amministrative che devono essere portate all'attenzione del Consiglio regionale o della Giunta regionale. Chiaramente non ci possono essere fughe in avanti, chiaramente questa non è una regione governata da un singolo, ma è una regione all'interno della quale maggioranza c'è una forza politica che è la prima forza politica della coalizione e della regione stessa. Quindi oggi probabilmente qualcuno ha confuso il nostro essere calmi e silenti come una scarsa capacità di incidere nella vita amministrativa. Non è così. Oggi facciamo questo richiamo, ci sono credo tutte le condizioni per rimettere immediatamente sul passo giusto l'azione del governo regionale. Spetta a noi farlo e lo diciamo in maniera chiara anche al presidente Marsilio. Basta essere concentrati sulla vita politica dei partiti a cui si appartiene e insomma si inizia a fare con serietà e determinazione il presidente della regione. Poche cose chiare, come nello stile della Lega, e cioè poche parole e molti fatti.